Ciao ragazze, allora nuovo video. Come avete sicuramente letto dal titolo, capirete che questo è il video riguardante tutti i miei prodotti preferiti che hanno un prezzo minore di 5 euro. Ho già fatto due video che sono quindi online qui sul canale riguardo i miei prodotti preferiti con prezzo minore di 3 euro. Vi sono piaciuti tantissimi, quindi ho pensato di parlarvi di tutti questi prodotti contenuti all'interno di questa sorta di pochette beauty case. E insomma, fatemi sapere se questa tipologia vi piace e se comunque vi piacerebbe vedere nuovi video del genere qui sul canale. Faccio vedere bene in primis questa sorta di pochette che potete trovare su Amazon, vi lascio comunque il link qui in descrizione, e devo dirvi che io la sto utilizzando moltissimo sia come beauty case, perché vedete è molto compatta ma allo stesso tempo molto grande, anche ben rivestita, e appunto a questa sorta di rivestimento che secondo me è anche semi impermeabile, quindi se anche dentro mettete acqua o cosmetici come nel mio caso non avrete alcun problema, ma in realtà può essere utilizzata benissimo anche con la sua tracollina come borsa sportiva per tutti i giorni, sia da uomo che da donna. È davvero molto capiente, ha anche due tasche molto comode, ho notato che è molto resistente, non puzza e è davvero un ottimo prodotto. Ma iniziamo ora con tutti i prodotti di cui voglio parlarvi nel video. In primis, come best seller, come prodotto in assoluto preferito al di sotto dei 5 euro, non posso che parlarvi di questo Cien Nature Anticellulite Oil Birk Body Oil with Q10. Questo praticamente è il famosissimo olio anticellulite della Cien Nature, che come sapete adesso per fortuna possiamo trovare in collezione permanente, quindi tutti i giorni quando vogliamo e quando appunto andiamo da Lidl. Secondo me fra i prodotti anticellulite di fascia medio-bassa è uno dei migliori. È un ottimo olio perché si assorbe abbastanza facilmente ma non subitissimo, e questo permette proprio di fare un bel massaggio sulle gambe, sui glutei. L'azione anticellulite della betulla insieme al massaggio aiuta tantissimo nello sgonfiare, nella riduzione della cellulite e degli inestetismi. Io lo utilizzo spesso, lo utilizzo tutto l'anno e mi piace tantissimo. Calcolate che questa confezione, che contiene 100 ml di prodotto, costa 4,99 euro, quindi un buon investimento. Ancora un altro prodotto ottimo, che ha sempre un prezzo di 4,99 euro e che possiamo trovare naturalmente da Lidl, è questo profumo, ossia Essence Jolie. È il dupe perfetto di La Vie Belle di Lancôme. La confezione contiene 50 ml di prodotto, è un eau de parfum, e come sapete da pochissimo Aura Jolie ha cambiato nome appunto ed è divenuto Essence Jolie. Sono la stessa profumazione, vi ho già fatto un video a riguardo che ve lo lascio qui sopra. Nonostante ho sentito dire che secondo molte persone i due profumi sono diversi, per me sono identici in tutto, sia nella fragranza che appunto nel packaging esterno ed interno. Ecco, l'unica cosa che sto notando in questo periodo, che sto utilizzando moltissimo Essence Jolie, è che rispetto ad Aura Jolie svanisce su di me un pochettino prima, quindi metto qualche spruzzettino in più di profumo e la durata è comunque la stessa. Un prodotto di cui non vi ho mai parlato qui sul canale sono queste palette di Make Up Revolution. Questa praticamente è Rolided Iconic Division. Queste palette di Make Up Revolution con il packaging completamente in plastica, senza specchio qui, tutta completamente trasparente, e dovrebbe avere un prezzo di 4,69 euro, 4,69 euro, ma ragazzi io non mi vergogno a dirvi che l'ho acquistata addirittura con il 30% di sconto, quindi dovrei averla pagata sui 2-3 euro massimo, in quanto era in corso una promozione da OVS. Vi consiglio questa palette per prima cosa perché è il dupe perfetto della Anastasia Beverly Hills Subculture, e ragazze io la adoro perché comunque la maggior parte delle colorazioni sono molto scriventi. Calcolate che ho realizzato questo make up occhi semplicemente con questa palette, utilizzando
questo colore qui che come vedete è molto scavato, il marrone borgogna ed il nero. Calcolate che il nero l'ho messo sia a mo' di eyeliner che nella parte inferiore dell'occhio, proprio perché non ho voluto utilizzare alcuna matita nera. Mi piace moltissimo, i colori sono molto scriventi, davvero molto pigmentati, però l'unica cosa è che spolverano. Dovete stare molto attenti, battere sempre l'eccesso perché fanno un bel po' di fallout. Sicuramente non sarà uguale, identica anche di qualità dell'Anastasia Beverly Hills, però comunque è un ottimo dupe a un prezzo fantastico. Ancora un altro prodotto che ha un prezzo di 4-5 euro circa, ma spesso si trova anche in promozione, sono tutti questi deodoranti di Natura Amica. Ce ne sono davvero in tantissime fragranze, dovrebbero essere totalmente 5 o 6, ma io continuo ad acquistare e riacquistare solamente la fragranza talco, perché è quella che mi piace di più fra tutte. Questo è il Deo Vapo, quindi quello in spray. Io non utilizzo molto i deodoranti roll-on, preferendo sempre solo questi in spray, perché ho una pelle molto sensibile. Comunque è a base di allume di rocca e non contiene alcol ed è nickel tested con molecola antiodore, ha una fragranza buonissima, contiene 100 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi. Rispetto a tantissimi altri deodoranti anche con buon inci, devo dirvi che è fantastico perché non fa emanare, ecco, cattivi odori con il corso del tempo. Certo, io tendo sempre a riapplicarlo dopo 4-5 ore, però veramente è un prodotto eccezionale che vi consiglio almeno una volta nella vita di provare e poi di venirmi a fare sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto o meno. Due shampoo che adoro e che sicuramente hanno un prezzo minore di 5 euro. Io di solito li pago 3,50 euro, 4 euro a seconda delle promozioni, sono questi due di cui vi lascio la foto qui, della Equilibra. Penso che in questi anni sono diventata azionaria di Equilibra perché acquisto sempre i loro shampoo. L'azienda va avanti, credo, grazie a me, perché comunque ne consumo almeno uno e mezzo al mese. Mi piacciono moltissimo i loro shampoo, secondo me sono uno dei migliori in assoluto, insieme allo shampoo della CE Nature di Lidl. Hanno un rapporto qualità-prezzo ottimo e il mio preferito fra tutti è quello all'argan, perché ho notato che rispetto a quello al karité e a quello all'aloe mi nutre molto di più i capelli e non me li lascia secchi. Per questo, ragazze, lo adoro, ottimo prodotto soprattutto per chi come me ha le punte secche e le radici grasse. Non potevo non parlarvi in questo video di un prodotto make up che sto adorando, ossia il Mega Last Liquid Cut Suite di Wet n Wild. Io ho questa tinta labbra nella colorazione Rebel Rose e mi piace davvero tantissimo. L'ho acquistata sinceramente invogliata dal prezzo, nel senso che anche questa tinta labbra l'ho trovata in promozione, mi sembra a 3,50 euro circa. Da quel momento è sempre nella mia borsa. Perché? Perché è ottima, non secca le labbra, ha una durata pazzesca, mi piace davvero tantissimo, la utilizzo non tanto per le occasioni particolari o quando voglio essere perfetta, ma più per tutti i giorni, anche perché questo colore, che è un nude bellissimo, forse un pochettino, vedete, rosato, fa sembrare le labbra anche molto più grandi. Mi piace davvero moltissimo e poi è un colore molto, diciamo, portabile, che si può abbinare a vari tipi di look. Un altro prodotto di cui vi ho parlato spesso qui sul canale in passato è un tonico con cui mi trovo davvero molto bene. Nello specifico è il tonico addolcente di Anthos, di cui vi lascio una foto qui perché l'ho terminato e ho gettato la confezione. Per me è uno dei tonici migliori in assoluto che abbia mai provato in tutta la mia vita, perché è delicato, non brucia, dà proprio quell'effetto tipo di camomilla rilassante sulla pelle,
non fa uscire brufoli, imperfezioni, aiuta anche anzi a lenire i rossori dopo lo struccaggio, dopo la detersione, eccetera. Ha un prezzo ottimo, è un tonico 100% biologico e veramente mi piace moltissimo, vi consiglio assolutamente di provarlo, soprattutto se come me avete la pelle del viso molto sensibile. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande. Ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!